La casa editrice bellunese Nuovi Sentieri di Bepi Pellegrinon, sulla scia del centenario della Grande Guerra, ha pubblicato due interessanti volumi di Albert Reich, cronista, pittore, grafico, disegnatore e illustratore tedesco. Ciò che più affascina di questo pittore di guerra è la costante ricerca del bello nei paesaggi e nelle figure. La guerra c'è, ma non con immagini di ferocia o retorica audacia. Ritraggono la vita dei militari, gli acquartieramenti, gli spostamenti delle truppe, gli appostamenti, ma su tutto primeggia il racconto iconografico dei luoghi, abitazioni e lavori che la guerra sembra non intaccare. Sono delicate cartoline di un tempo ormai lontano. Grazie alla traduzione di Irene Affentranger, oggi possiamo leggere anche le cronache del suo passaggio nelle valli delle Dolomiti con l'Alpenkorps, che andò in aiuto alle genti tirolesi che si opponevano all'invasione italiana, e poi al seguito delle truppe dell'impero austro-ungarico che dilagarono in Friuli e Veneto dopo Caporetto. La sua è un'appassionata cronaca dell'ardore e generosità delle truppe del Kaiser, non disdegnando aspre critiche agli italiani, definiti fedifraghi, cioè traditori, ma soprattutto è una romantica ed estasiata descrizione delle valli, dei paesi, delle genti e della loro vita. Una narrazione che si avvicina più allo stile di una guida turistica che non al resoconto di un'operazione militare. A causa della sua adesione al partito nazista, del quale fu sostenitore della prima ora, realizzando con Dietrich Eckart la prima copertina del Mein Kampf di Hitler, fu confinato ai margini della storia e con lui la sua arte. Oggi, grazie all'iniziativa di Nuovi Sentieri, il rancore ideologico deve lasciare spazio al talento.